Ciao ragazzi, oggi iniziamo un'altra puntata. Adesso andiamo ancora avanti con le demolizioni. Dobbiamo togliere tutto il pavimento in graniglia, due camere da letto e dell'ingresso. Eravamo rimasti al bagno che ho demolito. Adesso devo togliere il granigliato. Prima di poter iniziare a fare degli altri lavori devo togliere questo pavimento e questo pavimento. Come andiamo a toglierlo? Con che attrezzi? Piccone e pala dovrebbero essere più che sufficienti per toglierlo. Andiamo a sollevare tutto il pavimento. E così lo toglieremo tutto in questa maniera, col piccone abbastanza semplice. Prima lo smuovo, poi lo butto dalla finestra come ho fatto con l'altra macerie. Vi faccio vedere quello che ho fatto in un'oretta e mezza. Diciamo che comunque doverli sollevare col piccone si va abbastanza in fretta. Mezzo ingresso, diciamo che in un'oretta l'ho tirato su. Parlo solo delle piastrelle. Adesso proseguo di là, però andando nello stretto diventa un po' più difficoltoso, perché quando è stretto le piastrelle sono più incastrate. Allora, il più grosso dall'ingresso l'ho tolto. Ora rimane il piccolo, la sabbia, le piccole macerie, e sono tutte secche. Quindi adesso provvedo prima a bagnare e poi nei secchi e via. Vi dico tutto ciò che c'è da fare man mano. Può sembrare anche stupido dire, ci fa vedere anche come si bagna. Quando io cerco qualcosa su internet e mi interessa l'argomento, vado a vedere quei video che spiegano man mano come si fa. Per questo motivo anche io cerco di spiegarvi man mano come si fanno i lavori. Vado a pulire gli angoli delle piastrelle granigliate dove non riesco a togliere con il piccone. E con il martelletto elettrico a batteria è fighissimo, perché hai questo martellino sempre pronto lì, senza fili, senza niente. Adesso che ho scoperto che ho tirato fuori tutti i vecchi tubi di rame che facevano parte del vecchio impianto, con il mio nuovo flessibile della Bosch vado a tagliarli, così inizierò a fare la divisione dei vari materiali. Se anche voi volete fare l'acquisto di questo bellissimo attrezzo, trovate qui il link in descrizione per fare l'acquisto. Vado a tagliare i vecchi tubi. Sempre occhiali di protezione, mi raccomando, la sicurezza nei cantieri è sempre al primo posto. Quando fate una demolizione, il pavimento che rimane sotto, il battuto, bisogna tenerlo pulito, perché poi da lì dopo vanno fatti i muri, vanno passate le tubazioni, lavorazioni, però dovete pulire tutto, dovete togliere tutte le macerie, fino ad arrivare a tenere pulita la soletta.
per continuare a demolire sopra, demolendo si crea la polvere. Per non buttare la polvere dappertutto bisogna bagnare, ma poi comunque bisogna portarsi un rubinetto d'acqua comodo perché l'acqua serve. E in questo momento sto facendo sotto e sopra con i secchi, visto che devo fare poi tante lavorazioni, devo comunque creare un sistema per portarmi l'acqua sopra. Attualmente io ho in cantiere solo il tubo che mi entra. Questo che vedete qui è il tubo che entra dall'esterno e una volta andava ad alimentare tutto l'impianto. Facendo la demolizione l'ho rotto. Questo è quello che rimane, cioè una cosa terribile. Io apro l'acqua solo di qua e devo fare attenzione perché, dato che è tutto arrugginito, questo se si rompe da un momento all'altro mi allaga tutto. Però al momento voglio utilizzare questo. Quindi io devo portarmi l'acqua al piano superiore. Vediamo come faccio. Allora, mi arrangerò. Ho preso il mio tubo che utilizzo per il lavoro, al momento lo utilizzerò qui, un rubinetto, ho questo attacco per l'aria, ho questi attacchi femmine. Andrò a mettere due femmine, andrò a cambiare quindi questo, cambierò questo che non serve più, questo è il maschio, lo vado a cambiare. Allora, mi porterò l'acqua su con questo tubo. Devo togliere questo pezzo qui per potermi attaccare. Bisogna fare attenzione qua perché è tutto arrugginito. Ecco. Allora, adesso vi vado a mettere un attacco da trottavi del gas. Loctite per fare le guarnizioni. Quando devo fare guarnizioni veloci utilizzo la loctite. Posso andarli ad attaccare, vedete, in questa maniera qui. Adesso devo sostituire il maschio con una femmina. Ecco qua. Dobbiamo togliere questo, che è l'attacco maschio. Andiamo a mettergli un attacco femmina. Andiamo a mettere a posto questo qui che ci serve un'altra volta, se no perdiamo i pezzi. Su questo rubinetto qui poi li tolgo solo la curva. Voglio mettergli quest'altro attacco, solo che questo qui non è più da 3/8, è ancora più piccolo. E poi vado a mettere la loctite qui su questo. Adesso andiamo a mettere l'attacco femmina che abbiamo fatto prima con il maschio. Adesso apriamo l'acqua. Se tutto va bene dovremmo aver fatto una bella prolunga. Sì. Ecco qua. Adesso abbiamo la nostra bella prolunga da portarci in giro per il cantiere. Bella, snella. Visto? Così ce la possiamo portare. Ecco, abbiamo tirato su la nostra bella prolungina dell'acqua. Faccio vedere che è comoda. Così posso riempire i secchi. Devo togliere tutto quello che ho in questa stanza
per poter poi tirar via tutte le piastrelle e anche tutto quello che c'è in questa stanza per poter tirare via le piastrelle. Adesso il nostro piano di camminamento sarà questo, il cantiere. Siamo arrivati anche alla conclusione della puntata dove andiamo a demolire tutto il pavimento del piano superiore. Grazie di aver visto il video e ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere il like su questo video e di attivare la campanella per rimanere sempre informati sui miei nuovi video. Alla prossima, ciao da Max!